Giuseppe Frasella, è enorme il successo di questa iniziativa con i bimbi. Tantissimi bambini che giocheranno a tombola. Ma non finisce qui. Che cosa succede dopo domani? È un triste. Mi raccomando, non vi sentiate. È un triste iniziativa che abbiamo messo in essere con l'amministrazione comunale. Tutto per dimostrare la solidarietà di questa città, che è una città che nei momenti in cui c'è necessità risponde. Questa sera c'è la tombolata dei bambini, in precedenza abbiamo fatto la sagra delle pecore e della buccia, sabato prossimo si chiude con il Gran Burrago di Beneficenza. È un momento per testimoniare la vicinanza della città alla mensa dei poveri e delle associazioni di persone down. Oltretutto con soli 10 euro si passa una serata. L'importante è, come abbiamo detto tutti quanti, non è vincere ma quello di partecipare, anche se sono stati tantissimi commercianti di Nardò che hanno testimoniato la loro solidarietà dando dei beni e comunque dei regali che saranno i premi di questo grande, di questo portale di beneficenza. Vi aspettiamo tutti quanti sabato a Villa Taboro, sarà una serata meravigliosa, sarà una serata di solidarietà, sarà una serata per socializzare insieme a tutte le città e tutti i cittadini e a tutti i ragazzi, gli anziani, tutti coloro che a Nardò vogliono bene la loro città. Quindi la passione per il burraco che diventa situazione... Una passione che diventa solidarietà, è un momento importante, il gioco che si unisce alla socialità per stare tutti quanti insieme e per dimostrare che insieme si vince anche nei momenti difficili. Grazie. Allora.